Come dicevo, è difficile esplicitare la tesi di Bakhtin. Io non sono un esperto del suo pensiero. Diciamo, intanto, una possibile interpretazione che potrebbe venire in mente a qualcuno che non ha presente il passo, che ovviamente riporterò nel blog, e che però non è la sua, è la critica, la domanda che cos'è, spesso avanzata da Heidegger. Che non discute il passo di Pilato, la domanda di Pilato in sé per sé, in molte occasioni mette in guardia dal trattare come una domanda neutra e dunque non problematica, che va da sé, che è un buon modo per impostare la riflessione, la domanda che cos'è qualcosa. Perché? Perché dice: questa domanda presuppone che l'interrogato, il tema interrogato, sia un qualcosa, una cosa. Che cosa è virtù? Beh, dunque, la virtù è innanzitutto una cosa, no? E si tratta di capire che cosa è, a quale classe di cosa appartiene. E in effetti, nella impostazione della domanda sulla verità, da cui prende le distanze Austin, ha proprio questa struttura qui. Che cosa è la verità? E poi si tratta di capire a quale categoria appartiene questa cosa che sarebbe la verità. È una sostanza, è una relazione, è una proprietà, eccetera, eccetera. Ecco, Heidegger molto spesso, in diverse occasioni, mette in questione questa domanda proprio perché, diciamo, pone un'ipoteca sulla risposta. La risposta sarà comunque un determinare una cosa. Ovviamente il luogo più importante, uno dei più importanti, no, non più importante, uno dei più importanti luoghi del pensiero di Heidegger in cui accade questo è quando lui mette in questione che si chiedersi che cosa è, ad esempio, l'essere umano. L'essere umano, se si fa questa domanda, si presuppone che sia innanzitutto una cosa tra le cose, poi si tratterà di capire qual è la sua specificità, ad esempio, avere la ragione. Ma per Heidegger è insufficiente determinarlo come una cosa caratterizzata dalla ragione o caratterizzata da un'anima razionale. Allo stesso modo anche il tempo non si può interrogare chiedendosi che cosa sia, ecco, perché di nuovo si compromette la radicalità dell'interrogare perché lo si predetermina come un qualche cosa, come una cosa. Naturalmente, sia detto tra parentesi, c'è un'eccezione, quella che viene chiamata tecnicamente l'accezione trascendentale di cosa, che vorrebbe non compromettere niente, nel senso che si può, proprio perché la si può dire di qualunque termine di un pensare, di qualunque elemento pensato, di qualunque determinazione, non ne condiziona. Non è che quando si dice che cosa è, si sta dicendo che è una cosa, nel senso per esempio di una sostanza, di un ente esperienzialmente presente alla mano, eccetera, eccetera. Però Heidegger, che non è che non sapeva di questo, è come se aggiungesse: certo, l'intenzione della parola cosa è di essere massimamente flessibile, di poter essere dunque adattata alle determinazioni più diverse, ma in realtà è una nozione costruita sulle cose materiali, sulle cose alla mano, sugli oggetti, sugli enti presenti e di conseguenza involontariamente compromette l'interrogazione. Allora, questo è un modo di criticare la domanda che cos'è verità, no? Attenzione, questa domanda compromette la radicalità dell'interrogazione che vorrebbe formulare perché già anticipa qualcosa della risposta, che la verità sarà una cosa, e si tratterà di capire quale, e una cosa appunto in un senso non così aperto come si vorrebbe, e questo appunto è una ragione per stare attenti alla domanda. Ma non è questa la ragione che segue Bakhtin, non è per questo che lui mette in guardia la domanda e dice che in realtà il miglior modo per avervi a che fare è non rispondere, non è questo. Dunque, Bakhtin dice: la domanda di Pilato non deve venire posta perché non può venire posta, stante che essa possiede non altro che la apparenza del domandare. Ecco, essa è
è solo una domanda, è apparentemente una domanda, perché in realtà non è un'autentica domanda, perché non può ottenere risposta, e non può ottenere risposta perché, dice, essa ha già risposto a se stessa, allora che acquista la parvenza di un domandare. Cioè, sebbene acquisti la parvenza di un domandare, in realtà ha già dato risposta a se stessa e quindi non è autenticamente una domanda. Che per essere autenticamente una domanda deve aprirsi a possibili risposte. Invece questa, dice, si è già data una risposta, per cui conclude: il silenzio che segue a quella domanda è la vera risposta. Allora, come accennavo, non me la sento di sostenere che quello che adesso dirò è una buona interpretazione della posizione di Bakhtin. Questo lo dovrebbero dire persone più esperte di me del suo pensiero. Io adesso provo a formulare una ipotesi, ecco, che mi sembra possa andare quantomeno nella direzione in cui si muove Bakhtin, che abbiamo detto non è la direzione di Heidegger, che ho spiegato poco fa. Allora, quale potrebbe essere il punto? L'ho formulato a modo mio, seguendo, diciamo, altri vocabolari, ma credo di non andare troppo lontano da quello che ci vuole dire qui Bakhtin con il suo linguaggio tecnico, nel senso di introdotto nei capitoli precedenti, questo 133. Allora, qual è il punto? In effetti c'è qualcosa di paradossale nella domanda di Pilato. Che cos'è? Allora, il fatto è che prendiamola come una messa in questione, no? dell'idea di verità. Non diamo per scontato, come se fosse implicito fosse, non diamo per scontata l'idea di verità, anzi, interroghiamoci: che cos'è la verità? Salvo che una domanda teorica, quindi diversa da che facciamo, è una domanda che si interroga sulla verità. Attenzione, cioè, anche la domanda su le cause della prima guerra mondiale è una domanda che si interroga sulle la verità a proposito delle cause della guerra mondiale. La domanda su i gusti alimentari di Napoleone è una domanda sulla verità a proposito dei gusti alimentari di Napoleone. La domanda che cos'è la verità è una domanda che chiede la verità a proposito della verità. Ecco, qui incominciamo a intravedere il carattere particolare di questa domanda rispetto alle altre. Ipotizziamo di avere una serie di candidati, no? di possibili risposte alla domanda che cos'è la verità. Mettiamo una che dice la verità è corrispondenza, l'altra che dice la verità è coerenza. Allora, posti questi candidati, la domanda si potrebbe riformulare: quale tra questi candidati dice la verità? Quale tra queste possibili risposte è la vera risposta alla domanda sulla verità? Ecco, quindi vedete che la parola verità compare in due punti, come l'oggetto della domanda, ma anche come la norma a cui ci si cerca di attenere nel dare la risposta. Più che la norma della verità, io preferisco parlare di la misura del vero, no? La verità sta anche nella posizione di misura, è la misura a cui si cerca di attenersi nel trovare la risposta. Ecco, si vagliano le diverse risposte, i diversi candidati a valere come la definizione di verità, e vagliarli significa dire trovare quello che è che dice la verità sulla verità. Cosa ci fa capire questo tipo di analisi speculativa della struttura? Capite, stiamo considerando la struttura stessa della domanda. La domanda teorica, la domanda teoretica, cioè diversa dalla domanda pratica, che fare, è una domanda che si interroga sulla verità. Ora, qui abbiamo una domanda teoretica che si interroga sulla verità della verità.
Se ogni domanda teoretica, si interroga sulla verità a proposito di qualcosa, ecco che presuppone che sia valida la misura del vero. Di conseguenza, questo ci insegna qualcosa sulla verità come istanza, ecco, come misura, e cioè che non solo è innegabile, ma che anche è indubitabile. Chiarisco questo punto. Allora, che sia innegabile lo abbiamo visto in un altro posto, no? Quando ho citato quella versione, formulazione della risposta allo scettico che viene da Platone, versione che dà Agostino e che si applica alla verità. Se qualcuno dice non esiste verità, nel momento in cui sta dicendo questo pretende che sia questa la verità, che non c'è verità. Ma se sta pretendendo che è questa la verità e quello, il contenuto della pretesa è che non c'è verità, ecco che l'affermazione si autodistrugge e di conseguenza mostra che vi sia verità è innegabile, perché anche la negazione che volesse investire questa idea si troverebbe a riaffermarla, dunque è innegabile. Ora, questo ragionamento che facevamo poco fa ci mostra che non solo è innegabile, ma in qualche modo anche indubitabile, nel senso che se la domanda che cos'è verità serve a dubitare che vi sia la verità, ecco che vediamo che non funziona, perché quando io mi per dubitare che vi sia la verità, dubitare che vi sia la verità significa non essere, non saper stabilire quale sia la risposta vera alla domanda sulla verità. Il dubbio, nel momento in cui afferma di non saper accertare la verità, allo stesso tempo non ha dubbio sul fatto che vi sia una verità che il dubbio non sa accertare. Se io sono in dubbio, se io sono di fronte a questo, sono in questo dubbio, se sia buono o cattivo Pingo Pallino, vuol dire che non so qual è la verità a proposito delle qualità morali di Pingo Pallino. Non so qual è la verità sul suo essere buono o cattivo. Ora, se io sono in dubbio sull'esistere o non esistere della verità, vuol dire che sono in dubbio sulla verità a proposito dell'esistenza e non esistenza della verità. Ma questo è assurdo, ok? Anzi, non è assurdo, è più esattamente una condizione in cui il dubbio non riesce a costituirsi, perché vorrebbe mettere in questione ciò che ha da presupporre per potersi costituire come dubbio. Di conseguenza si toglie come dubbio. Ecco che senso è indubitabile che vi sia verità. Poi potremmo non saperle accertare, ma adesso ci arriviamo dopo. Ma intanto la misura del vero, l'istanza della verità come ciò a cui ci confrontiamo, questo non lo possiamo né negare né dubitare. Dunque, se la domanda che cos'è verità vuole avere aprire la possibilità che la verità sia nulla, ad esempio sia, non ci sia verità, ecco che si trova in questa condizione di autoconfutazione, di autodistruzione. Ma si dirà che la domanda che cos'è verità non è la stessa cosa di dubitare o chiedersi se esista o non esista la verità. La domanda che cos'è non è la domanda se è giusta, ed è una giusta osservazione. Però qualcosa di quanto abbiamo detto vale comunque. Dunque, quando noi ci chiediamo che cos'è il coraggio, quella che vogliamo è ottenere, che vogliamo trovare, è la risposta vera, la risposta che dice con verità che cos'è il coraggio. Vogliamo sapere qual è la verità a proposito della definizione di coraggio. Noi ipotizziamo che cos'è il coraggio, voglia dire chiedersi la definizione del coraggio, sia uguale a chiedersi come si definisce il coraggio, vogliamo sapere qual è la verità a proposito della definizione di coraggio. Dunque abbiamo
porre questa domanda, una qualche idea di che cos'è in generale la verità, no? Di che cos'è in generale una risposta vera e anche una qualche idea di come stabilirla. Persino per rimanere in dubbio, per essere scettici sul fatto che non si trovi una valida risposta alla domanda sul coraggio, per sostenere insomma che nessuna delle possibili risposte dimostra di essere valida, bisogna avere una qualche idea di risposta valida e semplicemente non riuscire a trovarne un'esemplificazione. Dunque, insomma, si sanno un bel po' di cose, non magari sul coraggio, ma appunto perlomeno sull'idea di verità, sull'idea di che cos'è in generale, su una qualche idea di accertamento di tale verità, eccetera, eccetera. Ora, qui il problema è che la domanda non è fatta, non è rivolta al coraggio, non ha come tema il coraggio, ma ha come tema la verità. E da qui sorge il problema, perché appunto abbiamo appena detto che a fare questa domanda bisogna avere una qualche idea di che cos'è la verità, di che cos'è una risposta vera, solo che qui se si ha questa qualche idea della risposta vera, allora la domanda, visto che riguarda la verità, si trova ad essere chiusa nel momento stesso in cui dovrebbe aprirsi. Questa, insomma, discutendo in questa maniera speculativa la domanda che cos'è la verità, la morale che si apprende è che questa verità non va cercata, che stiamo interrogando, non va cercata chissà dove, e in qualche modo va esplicitata quell'idea che sta già operando nel domandare stesso. Si tratta di esplicitare quel contenuto che è interno al domandare, che fa sì che in questo caso il domandare diventi piuttosto un affermare. Come appunto dice Bakhtin, qui il domandare all'apparenza è solo apparentemente un domandare, in realtà è un asserire. Perché un asserire? Perché appunto abbiamo detto ogni domandare presuppone una qualche idea di verità, salvo che qui il domandare sulla verità, proprio perché presuppone una qualche idea di verità, non è veramente un domandare, si tratta di andare a ricostruire qual è questa idea di verità. Da lì il punto di partenza non può che essere questo. Ecco, qui abbiamo un esempio di salto dialettico, no? Nel senso in cui Hegel dice l'operare della dialettica, a un certo punto compare un nuovo oggetto che non è altro che il primo lavorato dialetticamente. Ecco, allora, lavorando dialetticamente la domanda è che cos'è verità, che presa in maniera semplice sembra avere la verità come suo interrogato, ecco che invece viene fuori che la verità è ciò che fa da misura al domandare stesso. Dunque non è l'interrogato, è qualcosa di in qualche modo saputo e che si tratta di esplicitare. Ecco. Da essere un lavoro in cui la verità è, cioè, su cui c'è un punto di domanda, ecco che adesso diventa la verità, diventa quello, uno degli elementi che permettono di costruire la domanda. Ecco, il nuovo oggetto. Il nuovo oggetto è la verità in quanto sta già lavorando dentro la domanda, e quindi non è laggiù da scoprire, là fuori, chissà dove, ma è, lavora come misura del vero già nella stessa strutturazione della domanda. In questo senso, ma chi può dire il silenzio come metafora dell'andare a interrogare la domanda stessa, di trovare nascosta nella domanda l'affermazione di una certa idea di verità che si tratta di esplicitare. Probabilmente questo discorso che ho sviluppato coincide solo in parte, io credo che qualche cosa ci sia di convergente con ciò che dice Bakhtin, ma coincide solo in parte con ciò che dice Bakhtin. Ad esempio, non rende conto di questa altra affermazione che Bakhtin fa poco dopo quelle che ho citato, quando scrive: qualsivoglia cosa fatta valere per dire che cosa è verità non è la verità. Qui probabilmente, dico probabilmente, interviene tutta la concezione bakhtiniana del rapporto tra il detto e
il pensare che in qualche modo trascende sempre, sebbene non sia un'altra cosa, il detto, e quindi sembra suggerire in questa frase, sembra non suggerire, lui pretende di dirlo, sono io che non conoscendo bene tutto il suo linguaggio, non sono sicuro di afferrare ciò che sta dicendo, che qualunque dire che cercasse di definire la verità sarebbe in qualche modo indietro rispetto alla verità che è già da sempre aperta al pensare, ecco. Ma adesso questo è uno sviluppo che va al di là solo delle mie competenze attuali su Bakhtin, ma anche direi oltre quello che in questo lavoro di iniziazione alla filosofia che sto facendo nel blog si può trattare ora. Già il discorso che abbiamo fatto era abbastanza complesso. Allora, questo tipo di ragionamento a me piace, che non so se è tutto quello che Bakhtin intende dire in queste pagine, o forse solo una parte, o forse qualcosa che si sovrappone solo in parte. Ad ogni modo, questo modo di ragionare a me piace molto, perché sebbene sia un po' difficile, ha alla fine un effetto di grande pulizia. Un po' di anni fa, appunto, io l'avevo usato per reimpostare quel tipo di problematica, per cui sembra che quando si riflette sulla verità si sia innanzitutto di fronte a dei possibili candidati, che ognuno porta le sue ragioni, e dunque la verità è lì, nell'incertezza, no? È coerenza, è corrispondenza, è asseribilità garantita, eccetera. No, la verità è innanzitutto ciò che pretendiamo di attestare o rivelare quando facciamo un'affermazione, è ciò su cui ci misuriamo e ciò che cerchiamo di rispettare quando facciamo una domanda teorica, non pratica. Quindi è qualche cosa a cui pretendiamo di avere già un qualche tipo di con cui pretendiamo di avere già un qualche tipo di connessione, un qualche tipo di accesso. Poi, naturalmente, questa idea che sta già operando nel domandare, che sta già operando in ogni affermare, che è sempre un pretendere di affermare il vero, e poi ovviamente va sviluppata, questo ci impegnerà anche nei prossimi post su questo tema.